quello che parlo adesso invece è questo metodo che si chiama bridging. Il nome deriva da un ingegnere sudafricano che penso cercasse dell'oro in Sudafrica e in qualche modo delineò questo metodo, che poi fu reso matematicamente rigoroso da una scuola di geostatistica francese, in particolare da Macaron. Qui, in questa presentazione, questa parte di presentazione che io faccio, naturalmente disvelo solo una pochissima parte di tutta la problematica dell'interpolazione geostatistica fatta con questo tipo di metodi, nel modo che ritengo più semplice possibile, anche se mi sembrerà forse un po' complicato. Nella sostanza, quello che faccio in questa presentazione è analizzo le due ipotesi sul quali si fonda il bridging. Sulle tre ipotesi, se la prima è in alto, quella è in alto, potete pensare come l'ipotesi zero, cioè l'ipotesi zero è che il valore di una certa variabile z in un punto qualsiasi del dominio è uguale alla media tesata delle singole misure, non diverso dall'inverse distance weighting di cui abbiamo parlato prima. Però qui i pesi sono calcolati in modo diverso. E se chiamo z con 0 la misura vettore, z cappello con 0 è la stima della grandezza, z con 0 è il valore della grandezza, è il valore vero della grandezza. Se ha senso parlare di valore vero, anche qui potremmo, come direbbe Ponzio Pilato, che cos'è la verità. Ma noi supponiamo che esista questo valore vero. E definiamo l'errore, questo epsilon, che è la differenza tra la stima e l'errore. La differenza tra la stima e il valore vero, che lo scriviamo così. Io mi attengo che se ho un numero grande di misure, n misure con n tendenti all'infinito, una cosa che mi aspetto è che l'errore sia nullo, che più cresce, e in particolare mi aspetto quindi che il valore atteso, come vedete quella è un operatore statistico, calcolato su z0 cappello meno z0 sia uguale a 0. In questo caso poi nella derivazione faccio anche un'altra assunzione che è specificata qui sotto, ma intanto al posto di z cappello con 0 sostituisco la sua espressione come avevo definito il mio assioma numero 0, chiamiamolo così. Il valore atteso è commuta con la sommatoria. Il valore atteso è andrebbe spiegato in questo caso. Il valore atteso è, qui ho, diciamo, ogni valori. Ho la mia stima, suppongo di ripetere questa stima n grande volte. Il valore atteso in qualche modo è la media di tutte le stime. Cioè, ciascuno di voi misura, supponiamo, la velocità del vento in questo caso, in un istante. Allora ognuno di voi ha la misura, il valore medio della misura della velocità del vento del punto in cui sono io, mediante la formula che è scritta anche qui sulla lavagna, io presumo di poterla calcolare anche nel punto dove sono io in base alle misure che fate voi. Adesso voi fate una seconda misura, fate una terza misura, fate n grande misure,
per ognuna delle misure che fate io inferisco un valore della misura nel mio punto. Ognuna di queste operazioni che io faccio di inferire la misura del mio punto in base alle vostre misure è un'operazione, la generazione, cioè è una realizzazione di un evento stocastico, in questo caso, di un evento casuale. E vado a fare la media dell'errore che io faccio su tutta questa generazione di eventi casuali. Io ve l'ho presentata come se questa generazione di punti avvenisse nel tempo, ma dal punto di vista concettuale queste generazioni non avvengono nel tempo, ma sono concettualmente avvengono anche nello stesso istante, sono riproduzioni dello stesso fenomeno che in teoria può essere di fatto un infinito numero di volte. Uno degli elementi, se ricordate, fondanti le teorie statistiche come ve le ho presentate, cioè il fatto che un esperimento si possa ripetere concettualmente tante volte e sopra il numero di esperimenti concettuali si possa considerare per esempio una variabile statistica oppure come per esempio il valore atteso. Quindi il valore atteso è la media su tutti questi elementi. Da questa definizione concettuale che vi ho dato si riuscirebbe poi, costruendo l'algoritmo della media, vedere che il valore atteso è un operatore lineare e commuta con questa operazione. Quindi lo posso scrivere così. Tutta questa digressione lunga, dire che il valore atteso di una somma di qualcosa è uguale alla somma dei valori attesi dei singoli elementi. Il valore atteso di un numero, questa è una, è il numero medesimo. In questo caso, nel passaggio sotto, ho assunto che questo processo abbia come valore atteso, ovvero come media, un numero fisso che non dipende dallo spazio. In questo caso il kriging si chiama simple kriging. Si può rilasciare questa ipotesi dicendo per esempio che il valore medio esiste ma è variabile nello spazio. In quel caso avrei un altro tipo di kriging che si chiama kriging ordinario o ordinary kriging. La macchinetta però che vi sto mostrando più o meno rimane inalterata, i concetti fondamentali rimangono gli stessi. Siamo a questo passaggio qui in alto. Di nuovo il valore atteso di un numero, perché i lambda con i sono pesi ma sono dei numeri, su per la variabile aleatoria z è uguale al numero per il valore atteso della variabile aleatoria. Nell'ultimo passaggio, che cosa? Assumo che il fenomeno sia omogeneo nello spazio, cioè il valore atteso in un punto qualsiasi sia uguale al valore atteso in un punto qualsiasi. Cioè, qui la distribuzione spaziale, tutto sommato, non mi importa più. Perché assumo che tutti i punti abbiano una loro riproducano lo stesso fenomeno, che è descrivibile dalla stessa media, per esempio dalla stessa varianza. Quindi al posto di questo valore atteso e anche di questo valore atteso posso sostituire m. Questo m si può raccogliere a fattore comune e immagino che nella slide successiva dovrei aver scritto il risultato, cioè che questo implica che la somma dei pesi è uguale a 1. Queste operazioni che io ho fatto stanno a mostrare che il processo che lo stimatore è corretto, si dice in italiano, unbiased in inglese. Cioè, io mi aspetto che il valore atteso del mio stimatore nella media di tante realizzazioni mi dia
mi dia esattamente la media, l'errore sia nullo. Solo n-1 dei pesi sono quindi indipendenti tra di loro. Il secondo elemento, la seconda cosa che sta alla base del cringing è un ragionamento sull'errore. Allora, definisco l'errore quadratico, che è sempre il solito. Il valore quadratico si definisce come valore atteso, la media, se volete, di che cosa? Del valore della stima meno il valore vero al quadrato. Esprimo di nuovo il mio sviluppo, i miei termini, in particolare sviluppo il termine stimato, e quindi ho il valore atteso di che cosa? Di questa sommatoria meno zeta al quadrato. Poi il resto sono tutte... Beh, c'è un trucchetto intanto. Un primo trucchetto è che qui aggiungo e tolgo m, la media, e lo posso fare perché lo faccio in maniera agevole, perché sono delle ipotesi che ho chiamato di simple cringing, in cui la media del fenomeno è spazialmente costante. E in particolare, che cosa faccio? Di nuovo qui rimane sempre il quadrato, che però non l'ho messo giusto. Esatto, il quadrato qui va qua, fuori dalla seconda parentesi. E in particolare posso raggruppare, siccome la somma dei lambda con i uguale a 1, io posso moltiplicare questo m. Questo passaggio intermedio qui non è fatto bene, questo 2 andrebbe qua, questa parentesi non dovrebbe neanche esistere. Posso moltiplicare m per somme per lambda con i, perché? Perché somme per lambda con i è uguale a 1, l'ho dimostrato nel passaggio precedente, questo termine qui che compare qui. E poi posso raccogliere lambda con i a fattore con la prima sommatoria, quindi ottengo questi due termini, una sommatoria di lambda con i, z con i meno il valore medio, meno il valore vero, meno il valore medio atteso, il tutto al quadrato. Per ora è solo tutto. Nella slide successiva quello che vado a fare è sviluppare il quadrato, cioè fare il quadrato del termine con la sommatoria, il quadrato del secondo termine e naturalmente la differenza dei due. Allora, il primo termine qui è molto noiosa questa cosa qua, però una volta in vita va fatta, perché spiega una cosa a cui arriviamo alla fine e che è cruciale per capire come funziona il cringing. Allora, andando avanti nelle noie più note, allora salgo sulla sedia per cambiare un po' la cosa e diminuire la noia. Qua manca, ok, qui manca un quadrato. Beh, no, non manca un quadrato, cioè questo qua è sotto qui c'è una parentesi e questo va al quadrato. Ok, e quindi e il quadrato di questo primo termine si sviluppa qua sotto, raddoppiando la sommatoria, somma per i che va da 1 ad n, somma per j che va da 1 ad n, di lambda i lambda j, come vedete z con i meno m per z j meno m. Questo è il quadrato della sommatoria. Poi c'è il quadrato del secondo termine, che avevamo visto prima, che è questo, anche qua le parentesi sono un po' messe alla cavolo, z0 meno m al quadrato e meno il prodotto dei due termini. Tornando indietro di una slide, ho tre termini
qui in fondo, cioè ho due termini, il quadrato di questo primo termine, il quadrato di questo secondo termine, due volte il prodotto dei due termini, cose che tutti noi sappiamo dalle elementari, esagero dalle elementari, ma non è così. E quindi ho sviluppato i quadrati. A questo punto, in questo passaggio, utilizzo il fatto che il valore atteso è un operatore lineare, cioè posso spostare all'interno della sommatoria il valore atteso. E qui ho, di nuovo applico la regola che il valore atteso di un numero per una variabile aleatoria è il valore atteso è uguale a quel numero, che in questo caso è il prodotto lambda i lambda j, per il valore atteso del prodotto. Qui ho il valore atteso del quadrato, e va bene, qui ho due volte il valore atteso del prodotto di questo terzo prodotto, che era il prodotto misto del quadrato. Adesso andiamo a definire un po' di cose. Tanto definisco una cosa che chiamo covarianza a due punti. La covarianza a due punti di un fenomeno aleatorio z la definisco come il valore atteso di z con i meno m per z con j meno m. Allora, dopo questa definizione, vedete che l'intera espressione assume una forma potabile, sommatoria di lambda i, lambda j, che sono i pesi, per la covarianza di zi e zj, per la covarianza di z0 e z0, che poi la covarianza di z0 e z0 non è altro che la varianza di z0, e sono cose che abbiamo già visto quando abbiamo parlato di statistica, perché questa definizione di covarianza è esattamente quella che mi diedi più di un mese fa, per due volte la covarianza di z con 0 e z con 1. Da un altro punto di vista, se vogliamo vedere che cos'è, beh, i pesi sono delle incognite. La covarianza di z con i e z con j, z con i e z con j sono quantità misurate nei punti i e j, quindi è una cosa che in linea di principio so calcolare. La covarianza di z0 e z0 è la varianza che mi aspetto del fenomeno nel punto in cui sto valutando il fenomeno. Qui la situazione è un po' più complessa, perché questa cosa qui non la so, perché se non so il valore della quantità nel punto misurato non la conosco. Questa e poi quindi dovrò regolarmi in modo opportuno, dovrò fare dei modelli per rispondere per dare una risposta ai termini incogniti che mi compaiono. La covarianza di z0 e z con i, di nuovo, è un termine che in linea di principio non conosco, perché le misure di z con i le conosco, ma le misure di z0 non la so. Quindi aver prodotto la formula già in questo modo qua mi serve a dirvi, mi mette in luce quelle cose che devo sapere. Dovrò fare delle ipotesi poi sulle covarianze o su un'altra cosa equivalente che vedete, che definisco qui sotto come variogramma, perché se vado a definire come variogramma la differenza fra la covarianza nel singolo punto, ovvero la varianza di z con i meno la covarianza di z con i con z con j, l'espressione dell'errore quadratico si semplifica ulteriormente ed è uguale a queste due sommatorie che vedete, dove lambda i e lambda j sono i pesi, gamma è il variogramma, come è definito sopra, e di nuovo compaiono i pesi e di nuovo il variogramma. Per conoscere l'errore io dovrò fare delle ipotesi sul variogramma. Già questo
è un'informazione, già questa è un'informazione molto importante relativamente a questo fenomeno. Ho solo fatto delle riscritture alla fine, ma adesso applico anche un'ipotesi ulteriore. I parametri, quelli buoni, sono quelli che mi minimizzano l'errore quadratico. Allora, quell'espressione che mi dà l'errore quadratico la derivo rispetto ai parametri e ottengo un sistema dove qui, non so, mi sono fatto prendere la mano, ma era alle 5 di mattina quando l'ho fatto, il parametro, il variogramma, l'ho espresso non in funzione di zi e zj, ma direttamente in funzione della distanza tra i punti zi e zj dove ho fatto le misure. Qui entra finalmente anche lo spazio. Ho introdotto l'ulteriore ipotesi, cioè che il variogramma dipenda solo dalla distanza tra i punti. Evidentemente questa è un'ipotesi forte e non è vera per tutti i fenomeni. Però questa è un'ipotesi semplificatrice che io poi userò molto. E naturalmente questa la derivata di questa cosa qua deve essere posta a 0, uguale a 0. Posso semplificare un po' tutto e posso osservare, non so che non mi state dietro con queste slide, poi ve le caricate, posso osservare che l'espressione che ottengo alla fine non è altro che un sistema lineare. Questa ultima cosa che ottengo all'interno della parentesi quadra va a costituire un sistema lineare. Un sistema lineare che si può rappresentare in forma compatta, anzi compattissima. Gamma lambda uguale a I. Dove? La cosa rimane misteriosa, ma adesso vi dico. Gamma, che cos'è? È una matrice. È una matrice in cui i termini diagonali sono nulli. I cui termini estremi, in cui in generale un elemento è gamma 1,1 è per esempio la varianza, il variogramma del punto, il variogramma del punto 1,1. Questo sarà il variogramma del punto N, o meglio, la varianza del punto N. Questi saranno i variogrammi a due punti tra il punto 1 e il punto 2 e così via, tutte quantità che io posso calcolare. Quindi questa matrice, tra virgolette, non è del tutto vero che sia nota, è nota. Lambda che cos'è? Lambda è un vettore che contiene tutti i pesi e nell'ultima colonna 1. E beta, no, B, è un vettore che contiene i vari gradi tra il punto in cui avviene la stima e i punti in cui ci sono le misure. Questo vi ho detto prima, in linea di principio non è noto, perché il variogramma, cioè nel punto in cui non sono in grado di stimare il variogramma. Però io posso fare delle ipotesi, per esempio nelle slide precedenti io ho fatto l'ipotesi che il variogramma dipenda solo dalla distanza dei punti. Quindi in questo caso
la vera variabile che entra all'interno di questi variogrammi è, cioè beh, uno è la forma del variogramma, sto gamma, come è fatto? A questa domanda rispondiamo dopo. Ma supponete che l'arcangelo Gabriele sia venuto, in questo caso l'arcangelo Michele, sia venuto, vi aveva detto gamma è per esempio una funzione esponenziale decrescente con un certo numero di parametri. Allora, la forma della funzione la sapete, e invece io vengo e vi dico il variogramma poi dipende dalla distanza tra i punti. Certamente voi attraverso per esempio un sistema geografico, informativo geografico, sapete calcolare la distanza tra il punto in cui volete la stima e il punto in cui ci sono le misure. Quindi questo, fatte queste assunzioni, diventerà noto.